Invertire le sorti di una pericolosa parabola discendente che si stava in realtà trasformando in caduta libera era per il Ceriara non semplicemente un auspicio, ma un bisogno estremo. La squadra del presidente Palluzzi, dopo un sontuoso avvio di campionato con 4 vittorie consecutive, aveva di colpo smarrito inspiegabilmente la via del successo, collezionando 3 battute d'arresto consecutive e imboccando il più classico dei tunnel della crisi. Dall'altra parte però il Città di Cisterna doveva dimostrare che le 6 reti incassate il turno precedente contro la capolista Scauri era solo un incidente di percorso e non un preoccupante segnale di involuzione. Per questo nella sfida tra Città di Cisterna e Ceriara c'erano in palio molto di più dei 3 punti. C'era la voglia di rimettersi in marcia subito per scrollarsi da addosso i 1000 punti interrogativi accumulati, c'era il senso della propria stagione. E questo match non si poteva bleffare né nascondersi e l'incontro non ha tradito le aspettative. Il Ceriara ha fatto sin dall'inizio gara di testa, cercando di imprimere al gioco un ritmo alto e di concretizzare al massimo le opportunità create. Di Giorgio troneggiava nella prima parte di match, che restava in equilibrio dopo un botta e risposta per ben 20 minuti prima di prendere una piega decisamente favorevole alla formazione ospite. Poi la sterzata decisiva, con Sinibaldi e Marconi che facevano decollare definitivamente l'aeromobile Privernate, rimasto per qualche settimana fermo in cantiere, e il Città di Cisterna, nonostante la prova generosa offerta e un eccellente Criscuola autore di una doppietta, era costretta ad arrendersi per 5 reti a 3. Con questa affermazione la squadra di Palluzzi raggiunge a 15 punti in classifica la Century Latina, scavalcando proprio il Città di Cisterna, ferma quota 13.